Buongiorno, come va? Nirvo, non ti rispondo subito, no, per adesso no. Buongiorno a tutti, grazie Mni per i suoi 4 mesi a Just Nick Otto. Buongiorno gatto, mi sa che ho perso la streak, no, e buongiorno a tutti, tutti voi, buongiorno. Allora, sempre in fase beta, il sito dei sub è su, potete andare a vedere, dovrebbe funzionare, aspetta, fammi guardare. Ah, aspetta. Vediamo se funziona. Sì. Ok. Funzionare. No. Aspetta, drive. Che casino. Funziona la sega, non funziona. Lasciate perdere. Aspettate un attimo. Scusatemi, buongiorno intanto. E lo sfondo lo cambiamo, lo cambiamo. Vabbè, niente, la lasciate stare. Ah, che palle. Ah, sì, mi ricordo. Sistemeremo. Come state? Grazie, io l'ho una. Appena arrivato su Twitch, feci la prima sub a lei. Grazie mille. Mio Dio. Grazie mille. Grazie mille. Ma continua. Come sto? Non sono riuscito a fare la popò stamattina. E voi? Grazie, Gidan. Super dura, non lo so, non è uscito niente. Ah. Ho capito che esce Sekiro, ma quanto pubblicità di fila. Che cacchio. Strano, eh? Strano. Mi dici dopo se sei riuscito a farla, Federpis? Uno sfondo primaverile. Dai, vado a vedere se c'è qualcosa. Aspetta. Vediamo un po'. Domani c'è la 12 ore, eh? Vediate, vediate di SCRci. Vediate, mi raccomandi. Mi raccomandi. Vediate di esserci. Allora, fammi vedere YouTube. Uno sfondo primavera. Com'è che avevamo cercato? Background video. Vabbè,
Background home. Home studio H, no. HD house fireplace. Screensaver background. Vediamo questo. Non è male questo. Questo qui invece. Qui è oscuro. Cazzo figo però questo qui, anche se è oscuro. Guarda. Cioè, ne ho trovato uno, ma c'ha un cavallo bianco appeso sopra un quadro. Cioè, c'è un quadro di un cavallo bianco appeso sopra un falò e mi sembra veramente una cafonata. Sembra veramente imbarazzato. Aspetta, ma c'è la stessa stanza che abbiamo qui dietro, ma con la luce? Oh. No, non è la stessa stanza. Ci somiglia tantissimo, però. Vabbè, adesso vedrò di cercarne uno. Bello, c'è Stone Age. È un po' strano, fare le live da Stone Age, però ok. Cercherò, cercherò. Ah, ci sarete domani? Collo una foto di Spider-Man sul quadro. Una cafonata. Ah, e stamattina mi tamme porci invece. Tutto il giorno, tutto il giorno. 12 ore sul letto a vedere il gatto. Oh, la Madonna. Addirittura. Mentre ripasso la tesi, addirittura. Ma che bello, sono contento. Speriamo che non la ripassi veramente. Cioè, nel senso male. Kenobit, buongiorno, buongiorno. Grazie per il rice. Buongiorno a tutti. Mentre gioco a Sekiro, guardo Sekiro. Io so che alcuni ce l'hanno già da oggi. E quindi, boh, lo streameranno già oggi alcuni. Io non guarderò un cazzo, naturalmente. Voglio partire blind. Blinded by the light. Da lavoro come se per 12 ore? Minchia. Prima le cose da dire, i saluti, poi il raid che blocca il video. Giustamente, Kenobit. Devi aspettare a dire tutto, aspettare qualche secondo e poi fare il raid, perché altrimenti ti si taglia tutto. Sottovaluti i nostri poteri, minchia. Tranquillo, Westman, tranquillo. Allora, alcuni streamer oggi possono streamare un pochino. Io non guarderò nulla. Partiamo in blind domani mattina dalle 9 alle 21. E sarà una maratona eccezionale, amici ascoltatori. Forse. Gli alert speciali non li ho fatti, Michele, perché a differenza di Pokémon non sapevo che cazzo mettere. Ma non avevo la minima idea. Quindi, che dovevo metterci? Non lo so. Grazie, Om! L'embargo come funzionava? Allora, ieri potevi streamare 2 ore. Oggi, a partire da una certa ora, puoi fare quello che vuoi, credo. Entra. Tu, Nipiciu, tu. Tu. Non lo so. Se, cioè, allora, voi avete paura degli spoiler e ci può stare. Però dobbiamo sempre considerare che se è un Souls-like, grazie mille a Vale. Adesso non lo so, perché non lo conosco così bene questo Sekiro. Però essendo magari un Souls-like, ognuno può approcciarsi al gioco e andare in posti Entra. a caso. Madonna, Gabriel.
Quindi non no, sono difficili da spoilerare i Souls. Questo non lo so, non ne ho idea sinceramente. Cioè, tu puoi andare in giro, non lo so se tu puoi andare in giro e fare quello che vuoi. Se non sono su like in 12 ore vediamo il primo boss. Oppure lo finiamo. Cioè, sono due le cose. Cioè, dipende se è lineare come un gioco normale. Se è lineare, tu vai avanti, fai tutto quello che devi fare. Ok. Se invece è un Souls like dove puoi andarti ad infilare in una zona che non avresti dovuto seguire a inizio gioco, il titolo prende tutta un'altra piega. Dipende se sai che non era le cose come un Souls. Ecco, questo non credo. Credo che sia più story driven. Però comunque non so come è strutturato proprio il gioco. Non so nulla. Se tanto stealth è finita, sembrerebbe di sì. Più un revival di Tenchu. Oh, vediamo. Domani ce lo giochiamo. Poi se ci fa cagare cambiamo gioco. Tanto a 12 ore rimane, eh? Allora, io l'ho già messo a scaricare, sono a 8,9 GB, perché Instant Gaming me l'ha consegnato ieri notte, l'ho scaricato un pochino, poi dopo figo, sono andato a dormire. Però questa è una cosa molto positiva. Avevo paura che non ci fosse il pre-download e che domani cioè, mi sarei dovuto svegliare all'alba per scaricarlo. E ho scaricato 8 GB, sì, non ho scaricato tanto. Il problema che mi preoccupa è che questo gioco sarà sbloccato tra circa un giorno e 7 ore. Un giorno e 7 ore è domani sera. Grazie Ah, sì, ad mi ricordo. Aral! Possibile? No, che non si sblocchi a mezzanotte? Alcuni tre pezzetti di Sekiro li ho tradotti Kenobit, ma che piacere. Consiglio Fusola, magari. No, più che altro mi preoccupa adesso questa cosa, perché qua mi dice, questo gioco sarà sbloccato tra circa un giorno e 7 ore. Tra circa un giorno facciamo alle 9 del mattino di domani. Mezzogiorno, l'una, le due, alle 3. Domani alle 3. Ah, scusami, Sior, non avevo capito. 12 giga e 3 da scaricare. No, però, perdonami, eh. Scusami. Scusami. Se i giocatori di PlayStation 4 possono giocarci già da oggi e io devo aspettare domani pomeriggio, sono merda. Grazie mille all'humus, scusami gatto, ma devo scappare perché ho scuola adesso. Buona live, a lei! Non lo so. Magari si sblocca alle 3. Io spero che sia una cosa di Ah, fuso sì, mi orario. ricordo. Ma non ha senso comunque. Cioè, i giocatori Play 4 oggi e domani mattina, e quelli PC devono aspettare. Si è aggiornata la pagina. Data di disponibilità 22 marzo. Questo gioco sarà sbloccato tra circa un giorno e 20 ore. Quindi dopo domani? Oh! Scusa? Ah, è tornato un giorno e 7 ore. Non ho capito. Non ho capito. Lasciamo perdere, non ho capito. Giochiamo a Porsche, che è la nostra unica sicurezza nella vita. Aspetta, devo spostarmi. Grazie all'humus! Scusami gatto, devo scappare, perché ho scuola adesso. Buona live a lei, grazie mille. Ma io non lo voglio giocare su Play 4, ma col cazzo. Cioè, se proprio proprio lo compro su One. Ma mi starebbe un po' sui coglioni doverlo giocare due volte. Il tempo che ci mette a scaricarlo, non credo. Ma che schifezza. La From sta seguendo la live e sta facendo gli scherzoni. Ok. Ho capito, non esce domani mattina che faccio. Ma che due coglioni, eh?
Che due... Merda! Non lo so, adesso vediamo. Mi sveglio. L'ho già preso per PC Westerman. Il problema è che sembrerebbe che si sblocchi domani a non si sa quale orario. Che vuole questa? Manca poco il tuo compleanno. Vuoi fare festa? Sì! Spediamo gli inviti. Ma lo fa lei? Ah no, lo devo fare io, lo devo fare. Che vuole Emily poi? Non lo so. Cos'è questo simbolo qui? Boh. Io mi devo organizzare da solo la festa? Sea of Thieves tutta la mattina con i thermos, nel caso sarebbe bellissimo. Ah no, aspetta, oggi ci eravamo ripromessi di fare un po' di ordine. Allora, intanto recuperiamo gli inviti. Che bello, guarda che non c'avevo tutta quella merda in giro. Ma c'ho dei bauli addirittura vuoti, eh? Una bamboline. Guarda roba. Bellissimo. Sono estasiato. Poi dovevo essere anche sorpreso dalla festa sorpresa organizzata da me stesso. Bellissimo. Allora, da municipio. C'è meglio un attuale festival di caccia ai fantasmi il giorno dei ricordi. Ma sì, lo so. Abbiamo bisogno che tu svolga con un paio di incarichi per il ritiro del sorgente termale. Una pompa per farci correre l'acqua da caldaia. Ok. Dovrai parlare con le fanciulle del centro di ricerca per ottenere i diagrammi. Albert è sempre un simpatico... Allora. Magazzino materiale. Facciamo così. No, ah, non lo fa? Ah, mannaggia. No, peccato, peccato. Speravo di sì. No, aspetta. Questa... dove la pietra del potere? No. Questa me la tengo. Questa. Ok. A posto. Pote, sempre un piacere. Mio, grazie mille. Ah, Lumos, scusami gatto, ma devo scappare perché ho scuola adesso. Buona live, grazie mille a lei. Non so se avevo letto tutto il messaggio. Ah, sì, mi ricordo. Ok. Allora, vediamo se c'è... Prepara un banquet table, certo. Ciao Antonio. Higgins, per cortesia, vaffanculo. Tre bombe. No, grazie, non voglio. Tre console. Mimo Marelli. Ecco, si è preso quello. Un tavolino da caffè scuro. Vediamo tre bombe, come si fanno. Ah no, beh, giusto, adesso ho tutta l'autonomia. L'ho letto tre volte, perfetto. Scusatemi, ragazzi, sono un deficiente stamattina. No, sta cosa mi ha un attimino destabilizzato. Dai, che tristezza. Allora, fammi vedere un attimino. Allora, la stalla la spostiamo. Un attimino qui. Perfetto. Prendiamo la fabbrica e la spostiamo. Ostia, non ci sta. Però se io faccio così, aspetta. Non me la fa mettere per forza, cioè, devo... Orca vacca, è difficile. Allora, il banco da lavoro... Possiamo anche spostarlo, ma non ci cambia più di tanto la vita, in realtà. Facciamo così. Grazie a Parallelax e a Melten, grazie ragazzi. Non ci cambia granché. Allora, se io sposto la casa invece un po' più avanti, vedi, più avanti di così non posso. La fabbrica dietro non mi sta, dietro la casa, e non mi sta neanche davanti, non mi sta da nessuna parte, me ne fio nel culo. Ok, così vai. Allora, aspetta, è veramente scomodo questo sistema. Allora, sposto la casa il più avanti possibile, perché se è veramente tanto avanti fa abbastanza cagare. Così prendo la fabbrica, la ruoto e me la metto qui. È giusto? Con l'entrata giusta? Ok, perfetto.
Ora noi prendiamo la casa e gliela appoggiamo praticamente. Ok. Perché? Che cosa c'è? Ah, vabbè, il coso, il lampione, me l'ha spostato. Chi se ne incula? Perfetto, perfetto. Così posso entrare. Non è comodissimo. No, no, ce l'hai il badge, Metten, tranquillo. E la stalla noi prendiamo, la spostiamo dov'era prima. Sì, possiamo lasciare così. Sfrutti le sue ore di Tetris. Fa un po' cagare, ma va bene. Cioè, ce lo facciamo andare bene. Poi dopo, quando ingrandiremo il giardino, ci possiamo ripensare. Ok, aspetta che ci voglio parlare un attimo con Sonia. Buongiorno, ti faccio un regalo. Ti do del miele. L'ha apprezzato, anche se ci ho provato. Phyllis, buongiorno. Ok. Un bel regalo. Rotto di pesce con bacon. Posso scegliere di meglio. Allora, vaffanculo. Ok. Allora, io vengo qui e devo fare delle bombe per queste. Bomba piccola. Mi manca il solfato. Come si ottiene il solfato? A saperlo. Il ventilatore gliel'abbiamo già dato. Cioè, non so come si fa il solfato io. Bisogna recuperarlo in miniera? Non c'è. Non lo so, non l'abbiamo mai incontrato, mi sa. All'infermiera piacciono i topazi. Ok. Va bene. Allora, intanto andiamo a chiedere a Petra. La wiki dice dalle rocce. Generico? Che senso? Ok, allora chiediamo a Petra intanto per il diagramma. As always. Eccola qua. Petrona, buongiorno. Devo parlare 8 volte per fare la stessa. E adesso ci parlo per il rapporto, ok. Porca vacca. Grazie a Mark per i suoi 23 mesi, grazie mille. Quanti erano gli invitati in totale? Una decina, no? Aspetta che compro gli altri inviti. Che... No, non volevo modificare. No, si pronuncia Algo. Non li vendo. Delle mutande? Difesa 1. Pannolone. Aia. E il video dei sub attualmente c'è un po' di problemi, ragazzi. Dovete portare un attimino di pazienza. Adesso stiamo cercando di risolvere. Grazie a Cricrux per i suoi 7 mesi. Voglio le stesse mutande, che Sì, mi schifo. ricordo. Cold, puoi chiedere il rimborso. Puoi chiedere, ho toccato prima e puoi chiedere il rimborso, te lo confermo. Vai, vai tranquillo. Perché dovevo prima farlo io, adesso lo puoi fare anche tu. Gli inviti li hai presi a Portia 2 l'altra volta, c'hai ragione. E il solfato invece? Grazie mille ancora, naturalmente. Cold, di qua. Rocce rosse nel deserto. Rocce rosse per te. Ok. Poffete. Intanto c'ho una quest qui. Non so cosa devo fare. Allora, intanto andiamo dalla vecchia qui che... Noi il tavolo ce l'avevamo ancora, l'avevamo rivenduto, che non mi ricordo. Grazie Strad per i suoi 14 mesi. No, Tu devi essere Igor. No, si pronuncia che... Algo. Okay. Dammene 8. Sì, ma ho capito quanto deve costare. Ma vaffanculo, va. Allora, motosega, non mi interessa niente, signore.
Ce l'ho il tavolo, ok. Le rocce sono rosse, le sciarpe sono blu, ma i temi porze, I love you. Permesso che c'è una quest qui. Cosa c'è qui? È Uva con cui devo parlare. No, è qui che c'è qualcosa. Ah, Arlo. Arlo, dimmi del tuo viaggio. Vabbè, capì. Arlo, però... Arlo? 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 Niente, deve per forza fare. Cosa fai? Arlo, porca vacca. Possiamo parlarne? No. Li ammazza tutti, che sennò sta qui una vita. Sto povero deficiente. Arlo? Arlo? A posto, possiamo? Ok, no. Allora, sei una sega, porca vacca. Se dobbiamo stare qua tutto il dì... Ecco, sono pure affogato. Arlo? E non finisce così, te lo dico. Si è buggato, ragazzi, lasciamo perdere. Ciao vecchietta. Questa mi sta più simpatica della mia di vecchia. Ma cosa sto sentendo? Toh, tieni del risotto. Grazie signora. Oh, finalmente qualcuno che mi apprezza. Che suoni terribili. Gabriel, portami via di qui. Senti che c'è ancicamento. No. Si è buggato perché sta uccidendo solo i granchi. Cioè non fa altro che uccidere i granchi. Ok, solfato? Solfato! Uno! Minchia. Ok. Gabriel, però mi potresti anche difendere, ogni tanto. Toh, cavalletta del deserto, che sei un serpente, vaffanculo. Ok, a posto. La questa è cercare di parlare con Arlo. È lì la sfida, dite. Ci sta. Vale. Ancora? Vabbè. Ma scusa, ma uno di vita? No, non è vero. Allora, te. Ti porto a Gardaland. E io Gardaland mi sono rotto i coglioni, porca miseria. Perché anche... Allora, ci sono andato da piccolo qualche volta... Ci sono andato da grande... Quante? Due o tre volte per i miei compleanni? Mi sa tre volte. E poi dopo siamo andati a Mirabilandia. E niente, non ce la faccio. Non ce la faccio. Non attacca più. Sono stannato. Che succede? Che due palle, oh. Ok. Mi sono rotto i coglioni. Perché... È bello Gardaland. Non c'entra niente con questo discorso, però ormai siamo entrati in argomento. Io sono entrato in argomento Gardaland e vi parlo di Gardaland. È un posto molto bello Gardaland, ma secondo me ci vai una volta e poi ti può bastare per svariati decenni. Se ci vai ogni anno, alla fine vedi sempre le stesse cose. Ma in realtà Gardaland io in un giorno me la sono vista tutta e ho finito. Cioè, ho visto tutto quello che c'era da fare e basta. Quando sono stato a Disneyland, invece, lì a... A coso... A Haim. E lì, cazzo, non siamo riusciti neanche a vedere tutto in un giorno solo. E quella è la cosa figa. Gardaland, invece, in un giorno ce lo siamo girati tutto e abbiamo fatto anche tutto. È meglio Mirabilandia. Allora, io Mirabilandia l'ho apprezzata di più, ma sempre perché, ripeto, Gardaland ci sono già stato abbastanza e Mirabilandia era quasi una novità assoluta. Tre giorni per Disneyland. E vedo se... mi piace... Vabbè, allora, per il mio compleanno è difficile perché vai te a portare Mark e Moro fuori... Poveracci. C'hanno i piedi corti, non riescono a camminare.
Non verrebbero mai. Ok. Il cartone là in mezzo, non l'ho visto. Cosa non ho visto? Disneyland è immenso. Europark a Rust, in Germania. No, beh, ma dobbiamo trovare qualcosa qui in zona, perché altrimenti, ripeto, Marche e Moro non vengono. La Robby mi seguirebbe ovunque perché è simpatica. Lasciate che merda, no, proprio là. Tiè. Ok. Europark è la cosa migliore del mondo, madonna. Come me la state pompando, ragazzi, troppo. Hai detto pazzi, li diamo alla signora. Non so, io queste cose le metto lì, non ho idea se serve o meno. Ok, allora anche questo. Anche se mi sa che era cibo quello lì. Allora, posto di lavoro automatizzata. Mi fai 3 di queste. Ok, a posto. Poi facciamo il banchetto, il tavolo da banchetto con l'eventuale cibo, no? Adesso dove cazzo è il tavolo da banchetto? Siamo sicuri che non l'ho rivenduto, sì? Eccolo qui. E ci mettiamo un po' di cibi della merda, insomma. Aspetta, ma il mio compleanno quando è? Chi se lo ricorda? Sì. Allora, il party per il mio compleanno. Che giorno è oggi? Mezzogiorno. Giovedì. Sì, ma giovedì cosa? Ma è il giorno prima oggi, ma devo avvisare tutti! Merda, aspetta! Magari avessi un album di foto. Ma no, ma stai buona, stai. C'è. Oh, che cazzo, che culo. Ho capito io, il giorno prima? Hack, ci viene il mio complex, zio? Regalo. Grazie. E però non viene. Dai, ma che cazzi. Sonia viene sicuro. No, le ho già fatto un regalo oggi. E non ha organizzato nulla. La devo invitare, tra l'altro. È così bello stare con te, imbecille. Vieni al mio compleanno. Si terrà a casa nostra. Arlo, ciao. Il sindaco lascerà sfuggire? Ah, sì, ok, vabbè. Il piano segreto di sta grandissima amica. Costruiscila in fretta. Ok. Arlo, ci viene il mio compleanno? Non può. È molto occupato quel giorno. Albert, so che non c'è un cazzo da fare mai. Dai. Giochiamo qualche volta. Che... Priestley, ci vieni nel mio complex? Quando avevo la tua età venivo ai compleanni, vero? Yes! Ok. Chi c'è? Sam. Tu vieni, Sam. Sam ci viene, sì. Non ne ho altri di amici io qui intorno. Antoine? Non lo so se sono così amico di Antoine. Sì! Grande Antoine, grandissimo. Ok, ho imparato la ricetta con successo. Sono talmente lusingati da essere invitati al tuo compleanno che cambiano idioma immediatamente. Ah, porca vacca. È il Dottor Xu. Dottor Xu non può mancare, assolutamente. Click, buongiorno signor Gattone, voglio donarle questi pochi spicci come buon augurio per la casa nuova, in modo simbolico. Lo so che non le cambieranno la vita, ma spero che faccia piacere. Ma tantissimo piacere, ma ci mancherebbe, ma grazie mille. Yes! Django, ma Django non so se... Thank you! Va bene. Poi,
Niente. Ah. Puli! Puli viene sicuro. Mi ama Puli. Una scrivania semplice vuole lui. Questi desideri strani. Yes! Anche Isacco, il vecchio Isacco. Yes! Che allegra con bricola. Phyllis non l'ho vista. Allora, aspetta che devo mettere giù del rotolo di bacon qui. Non ho capito se lo sto appoggiando. Oh, non lo so. Allora, qui avrà finito le bombe. Dove li vedo gli oggetti che droppa? Ah no, magazzino merci completate, LT. E non c'è. Perché? Allora, congelo intrappolante, crane uno. Non ho capito. Visualizza creazione. No, non è quello che mi interessa. Grazie all'Opulup, in 2 anni ho cambiato lavoro, casa e tra un po' mi sposo. Mica, complimenti, bravissimo. Non posso seguirla quasi mai in live, ma ci tengo a supportarla come posso. Io la ringrazio infinitamente e sono felicissimo per lei. Non li ho messi in produzione, che vuol dire? Che non... C'è paura. Perché ho sbagliato, perché devo fare crea. Adesso sono in produzione. Tu devi essere Igor. No, scemo io. Però non mi dà una tempistica. E Cervo, 16 and pregnant, sono perplesso. Soprattutto perché i mesi sono 16. Ma le bombe ce le ho o no? Oh, eccolo qua. Vabbè. Perfetto. E adesso le vado a consegnare. Ma che intrigo, eh? Che si incasta sto imbecille. Cavallo stupido. Entra. Permesso. Chi è? Mi piace il Vin. Grazie mille, bentornato. Che lo devo dare, scusa? Ad Alberto. Chi è? Non c'è Phyllis in giro. Peccato, la volevo invitare al lasagnamento. E Westernman, si è rotto di nuovo Twitch e non si è mai aggiustato. Vediamo se incontro Phyllis in giro, cosa che dubito. Ah, sì, mi ricordo. Infatti. Come non detto. Ciao, bellezza. Ah, le ho già fatto un regalo oggi. Ma che cazzo. Ma se io glielo do così, l'invito... Da. E niente, proviamo a dormire e darglielo domani. Ah, molto bene. No, ieri non è riuscito, mi prese il vino. Un sacco di regalini nemmeno per Lusca. Ok, e non ho più cibo, perfetto. Che brutta cosa quella lì. Sì, adesso abbiamo ancora Petra da invitare. Esperienza ottenuta per dormire. Festa di compleanno sta per scadere. Bestia. La mia quest. La comple quest. Ok, diagrammi, grazie. Ce li ho già, ok. Bene. Il cavallo si incastra sempre. Arrange the dishes. Ma scusami, tutte quelle... Le ho mangiate ieri, merda! Oh no, big mistake, bro! Oh... Fuck that! Perché non sta andando? Confermo. Ma non lo sta facendo? Sì. Annulla, modifica, visualizza creazione.
Perché mi dice ancora 1 ora e 50? Fusione 40... Cos'è sta cosa qui? 50 di 47. Cioè, non lo so. Cosa vuol dire? Non hai abbastanza fusione? Che vuol dire questo? Cosa vuol dire che non ho abbastanza fusione? Perdonami. Perché non mi avvisa qui? Cioè... La produzione al massimo ti servono più fornaci. Ah, devo semplicemente aspettare, quindi. Serve più macchinario per fondere i metalli. Quindi o aspetto o creo più macchinario. Ok, allora. Quindi devo creare una nuova... un nuovo forno. Dove cazzo era il forno? Forno civile, no? Il forno industriale devo fare. Ah, un altro elettrico devo fare? Perché quello elettrico? Forno elettrico, va bene. Stazione di ricarica. Forno elettrico, eccolo qui. Aspetta, No, Antoine, non c'ho cazzo adesso. Petra, vieni con me. Ok. Il problema è che ho finito anche la roba da mangiare. No, voglio Phyllis. Se la trovo. Bestia. Non finirà bene, vero? Quello elettrico è a parte, ti serve quello industriale. Vi dovete decidere, però. Grazie mille a Night Poison! Allora. C'è un regalo davanti a casa. È vero! Spero che ti piaccia. Un altro tappeto di merda. Porca vacca, che regali del cazzo. Cos'è? Un quadretto. Ah, un sì, separé. Ok. Dio mio. Oh, pure i doppi regali. Bellino questo, sì, perché poi dopo... Ah no, il portagioie, non è il pacco sopra... Un altro... Ah, vi siete sprecati, eh? Cazzo, gentili! E Papo, ciao gattone, un saluto da un past broadcaster seriale, grazie mille. Mi odiano? Certo che mi odiano. Allora, aspetta che mettiamo giù un po' di merda. E siamo... Ah no, questo anche. A posto. Ah giusto, qua... Allora, lo dobbiamo mettere a fare... argilla dura. Lastre d'acciaio. Involucro d'acciaio. Nucleo industriale. 8 di carbone. Ma ne ho di carbone. Che cazzo mi hai messo a fare, scusa? È che la staccaio ce l'ho. Vabbè. Sono regali brutti perché li hai avvisati il giorno prima. Effettivamente potrebbe essere. Questa è la stessa reazione che hanno con te quando regali qualcosa di sbagliato. C'ha ragione. Phyllis, oh, visto che sei qui. Vieni alla mia festa, che tra poco. Grazie. Vediamo cosa mi hai regalato, bella. Beh, tavolino da te. Ho apprezzato. Cosa vuole la mia donna? Perché sto andando in giro col vecchio McDonald's? Che bello! Una cintura di pelle.
cosa me ne fa? Che serve? PS massimi 35. Fai un cazzo. Vai bene. Ma buongiorno Cap, buongiorno anche a Julesy. E io metto il terzo tappeto che c'ho, perché mi hanno regalato dei tappeti, sai com'è. Come lo fa ruotare, non so perché. Che bei regali, grazie. Proprio volevo un terzo tappeto uguale. Sì. Come siamo messi qui? 10 minuti, 40 minuti, 1 ora e 40. Evviva! Mancano ancora delle persone. Sì, buon compleanno a me! Eccoli, sono arrivati tutti. 1 ora parti. Uno. Dai, vecchio! Dai, oh, sediti! Ok. Cosa devo fare? Sì! Vai! Oh, ostia! Dottor Xu! Dottor Xu, ti lascio il posto! Let's get it started! Ah! Let's get it started! Hey yeah! Let's get... Auguri a me! Gioco d'albicocca? Chi vuole della soda scadente? Che poi perché la vendono al ristorante? Vendono la soda scadente, santo cielo. Vado a cucinare la carne che ha. C'hai ragione. Carne arrosto. Carbonato esaurito. Tranquillo. Non ho la legna. L'ho depositata tutta. Bestia, che errore. La vado a raccogliere. Che figura. A voi. Scusatemi. Stavo... la soda scadente è sempre buona. La... Te. Ne ho anche un po' di succo di limone per chi volesse evitare la soda scadente, cosa che consiglio. Altro legno. Bestia. Non ho più concimato le piante, mi sono scordato. Un anno meraviglioso, a voi! E dai, sbrigati. Altro succo! Serrazil, buongiornissimo, grazie. Carne, fai. Per chi volesse, ho pronto un po' di carne. Ecco a voi. Sì. Nei bauli, ci avrò del cibo nei bauli? Ho del grasso nei bauli. La papaya bambù. Sì. Fortuna che ne ho un botto. E anche un botto di stuzzichini qui. Ragazzi, ho risolto la giornata. A voi. Le cime del rap. Grazie signor Schievola per i suoi 20 mesi, grazie mille. Una festa strepitosa. E Dabbo, grazie mille. Oh yes, alla grande. Metti via sta merda. Enter. Giornata. Che giornata.
indimenticabile. Basta, non c'ho altro da metterci qui. Aspetta che magari faccio così, perché così vado. No. Manca ancora un po'. Ma non è il nuovo Subnautica, o sì? Scusa, non è un DLC? È proprio un altro gioco, era? Ah sì, è vero, mi ricordo che ne avevo già parlato. Ah sì, mi ricordo. Edusop, tanti saluti a lei famiglia, grazie mille. Vado a posizionare il tavolino da te. Aspetta che corro con il concetto. Oh, altri regali, che bello! Oh, tre quadri mi ha regalato tutti la stessa sassaiola. Ma la gabbia in realtà sta venendo, no, non sta venendo prodotta la gabbia, ma il resto sì. Separare è questo. Apri. E qui ci posso mettere un po' di cazzate, tipo... questo, questo, la penna. Uno di questi. Basta. Ah, questa cosa qui del cassetto dell'artigiano di merda non si può. Uno, due, guarda, tre. Che tritico, bellissimo. E sotto il tavolino da te. E qui un separè che non si sa mai. E questa proprio non posso poggiarla da nessuna parte. Vabbè, lo metterò nell'inventario. Basta. Entra. Grazie a Space Damo. È stato World. Guarda questi che mi entrano davanti. Il sensore del coso del cancelletto si automatizza. Ma i fiori me li tengo, così posso dare alla mia donna. Topazzi li daremo a Phyllis. Quella golosa. No, aspetta, le mele le mettiamo dove i cavalli possono mangiare. Ecco qua. Mettiamo... vabbè, do anche questo. Prima la segue. Ah no, anche questo, sì, chiaramente. Un regalo, c'era anche un altro regalo? E bestia, ma ancora pieno, ma che bello! Cazzo, è un cuscino? Un sapone. Un album di foto che devo dare a May. Grazie, mi hanno regalato una cosa per regalarla un'altra. Bene. Oh, subito! Guardate come si riciclano i regali. Ciao, May. Ciao, May. Oh, May. Porca troia. May. Voglio dire. La desideri da tanto tempo. Sì, addirittura la piroetta mi sembra un po' eccessivo. Modestamente. Modestamente. Allora, come siamo messi qui? Ok, ho fatto tutto. Raccogli tutto. Bene. Allora, per fare questo serve proprio la fusione. E sulla base di cosa dite che mi serviva quel... quella cosa lì? Ah, perché gli altri macchinari... sta tutto in funzione, è incredibile. Tutto sta funzionando, tutto sta usando. Ah, vedi, fusione 4 di 7. Ah, perché si è bloccato. Faccio anche il forno industriale che non si sa mai, certo. Ok. Allora, era di qua. Dove siamo? Due nuclei. No, aspetta, devo fare due nuclei. La staccia.
Sì, è la tavola di marmo. Ok, sono tutti in produzione. Sì, perfetto. La fabbrica fa parecchio. Fa parecchio la fabbrica. Il forno elettrico diceva elettrolisi, non fusione. Ho visto anche io. Vabbè, adesso vediamo. Tanto stiamo facendo anche l'altro. Però vedi che è già in produzione anche questo. 10 di 20. Non lo so. Che se ne fa una saponetta? Ma la infilerò nel sedere, probabilmente. Non ho idea. Matteo! Gatto, ieri ho visto un po' di Sekiro. Devo dire che sembra meritare un sacco, ma sembra molto più difficile di vari souls. Questo l'hanno detto tutti. Spammare colpi non sembra una soluzione vincente. Bisogna quindi stare attenti. Ci vorrà molta abilità. Ce la metteremo tutta, dai. E grazie anche a Mattia. In attesa da 12 ore rinnovo che tra un mese nasco. Ti ci vuole bene. Grazie mille. Allora, sai che c'è? Quasi quasi. Ne mettiamo in produzione 2. Ne metto altri 2. E qua altri 5. E qua altri 5. Sto facendo giusto, boh, spero di sì. Ho una tavola di marmo, però qui mi dice che ne sto facendo 5. Ah no, ne faccio 5 anche dopo. Ok, va bene. Ho dei problemi proprio con la fusione, effettivamente. Vabbè, allora uno, vediamo se riusciamo a produrlo subito. No, sono proprio... sapone floreale. Lo so che l'ha detto anche Karim, ha visto dei video, gli stessi video che ho visto io. Sì, però cazzo, io volevo giocarci fin da subito, non volevo giocarlo da una parte e poi rigiocarmelo, che due palle. Cioè, perché sennò me lo facevo dare su Play 4 e vaffanculo. Molto bene, Westerman. Buongiorno. Allora, ci siamo? Ah, questo qui è proprio fermo, credo. Non riesco a capire dove sia... cosa sta succedendo. Cioè, questi qui stanno funzionando. Questo qui non sta funzionando. Giusto? La gabbia è ferma, però il resto funziona. 1 ora e 14, aspettiamo un attimo. 1 ora e 10, ok, perfetto. Che disastro. Posiziona una pompa automatica. Adesso vediamo di fare tutte le cose del... aspetta, regalo. Cazzo, ah no, eccole qui. Tiè. I love you, you're the best around. The best. Ciao Mint. Mint, guarda, io ti faccio un regalone. Tu che sei amante del dormire, un sapone floreale. Lo accetti, bravo. Anche perché quello era tutta una magia da gabbia, ti dice i requisiti per fare... ah, ho 47 ma richiede 50. Era requisito allora, avevo capito bene. Va bene, perfetto. Signor Musa, io non so cosa regalare. Non so neanche se posso. Possiamo? No, con lui non si può. Sì, invece sì. No. Non possiamo diventare amici. Why can't we be friends? 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 Mancano 3 lastre d'acciaio. Come nella vita vera? Come nella vita vera? In che senso? Dai, lastre d'acciaio ne mancano ancora. Che
sei amante del dormire, ti regalo un sapone floreale. Beh, ok, sei. Andiamo a dormire, domani sistemiamo. Lo so, devo capire bene come funziona la produzione in serie. È tutto sulle sue, Karim, non vuole essere amico dei suoi amici. Oggi è giorno dei ricordi. Ti ricordi, eh? Del giorno dei ricordi. Ok. No, ho sbagliato. Allora, intanto raccogli tutto. E qui invece ci mettiamo tutte le varie cose che servono per cosare. Boom. Qua. Facciamo due. Perfetto. Qui invece pensiamo alla... No, aspetta. Alla caldaia, no? Porca vacca, dov'è? Caldaia. Un forno industriale. Fortuna che ne ho fatti due, eh? Ok, poi cosa servirebbe oltre alla caldaia? Oltre alla caldaia c'era... Il motore ad acqua automatico era? No, la pompa automatica. Cazzo è la pompa automatica? Cioè abbiamo già la pompa automatica? Cazzo era pompa automatica? Non la trovo. Non è che intendeva quella lì? È il motore ad acqua, dici? Questa qui è la pompa... Questa qui. La pompa e il motore, ok. Questo è abbastanza semplice in realtà da fare. Un grosso tubo, me ne... No, aspetta, me ne fai due... La stella d'alluminio, me ne fai altre due che non si sa mai. Pannello di controllo, me ne fai uno. Non ho il chip in silicone piccolo. Non ho detto niente qua. Dove si trova il chip in silicone? Nelle mie casse non ce l'ho. Ah, o ce l'ho? Ce l'ho? Dite che ce l'ho? No, li ho finiti. Se mi diceva zero, non ce li ho. Vediamo se, se ce l'ho in queste casse di qui. Ok. No. No, no, no. Ah no, invece sì. E invece sì. Ok. Allora mi fai anche un pannello di... No, un pannello di controllo, grazie. Astia, però abbiamo finito il magnesio. No, abbiamo finito perché in produzione altro. Quanto ci sta mettendo? Oh, ok. Uno di questi. Questo lo vado già a mettere dentro, allora. Grazie mille che a Sim Digger. Sono 17, sperando non porti sfiga, ma intanto si avvicina l'anno. Lei rimane sempre il migliore. Buono 12 ore domani. Grazie mille. Ok, adesso dovremmo esserci. Sì, sì, la fabbrica vede solo le sue di casse, ma ci sta, ci sta. Oh, adesso è partito anche il congegno intrappolante. Ottimo. Merda, ne ho fatti due. Ma che sono veramente scemo. Com'è successa sta cosa? Non lo so, vabbè. Mi mancano due grossi tubi. Questo qui lo posso fare? No.
Quanto manca i grossi tubi, scusa? Madonna, un minuto. Cap, cosa ti dice che come tempistica d'uscita? No, non è un upgrade del banco da lavoro. Ah, no, no, invece sì. Invece sì, micro, scusami. Il banco da lavoro è questo qui. Effettivamente non l'abbiamo più toccato. Altri due grossi tubi. Ok. 2 e 4. Non c'ho il magnesio, porca vacca. Vado a reperire del magnesio, per forza. Dov'è che recupero facilmente del magnesio, ragazzi? Un giorno e basta, Cap. Un giorno e 6 ore, è tantissimo, porca vacca, Cap. Nel deserto. In farmacia? Cava nel deserto, andiamo a vedere se riusciamo a beccare del magnesio. Ah, che sfiga, proprio il magnesio doveva finire. Non so perché. Alborg, 3 mesi, grazie mille. Vediamo se intanto riesco a fare. Mancano ancora un sacco questi tubi. Ah, sì, mi ricordo. Sì, dovremmo essere abbastanza giusti con le gli oggetti dentro. Controlla le casse. No, no, quelle lì sono sicuro. Quello lì sono sicuro. Le sessioni di studio intenso c'è il magnesio, è vero che si prende. L'Acutil si chiamava, giusto? Io non voglio fare 12 ore di 6 kg senza 6 kg. Questo è magnesio, te lo dico io. Yes! Aspetta che faccio col mouse che facciamo prima. Tranne sì, la consegna a casa del magnesio e tutto, ma alla fine chi fa da sé fa magnesio. Il giallino, questo qui è magnesio? No. Ma questa è la sabbia. Quindi anche un pezzo di... questo è magnesio? Ok. È rarissimo. Porca... ah, non è vero, guarda qua che c'è pieno. Che fatica, che fatica. No, no, ragazzi, il primo giorno tutti i materiali di questo tipo li avevo già consegnati tutti al macchinario, sono sicuro. Non sappiamo se facciamo in tempo a scaricare. No, 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 Jules, non è un problema di scaricare, è un problema lo sblocco. Scaricare lo scarico già oggi, non è un problema. Pesa 13 giga. È che dicono che lo sbloccano tra un giorno e 6 ore. E tra un giorno e 6 ore è domani pomeriggio. Grazie a Bosher, ciao gattone, mi godo il lato positivo dell'essere a casa malato. Poter seguire le tue live. Ficcanzi in abbondanza. Grazie mille. Ma che vada sposto a 12 ore? No. Non è così semplice. Ok, ci siamo. I Thermos non streamano, streameranno alle 11, streameranno. Paura, mi hai fatto... cioè, a parte il fatto che sono già le 10 e mezza e già mi sono cagato. Okay.
Bellissimo, Click. Buongiorno anche a lei. Due ore cerca di trovare gli oggetti. Due ore che cosa? Ok. Beh, chi è questo qua? Abusivo. Ok. Cosa cazzo è cerca di trovare gli oggetti? No, è mappa. Qui devo andare. No, c'entra una sega. Ah, devo essere dal sindaco, aspetta. No! Li ho già persi? Sono qui! Sono arrivato! La bestia! Ah, ok. Ah, giusto, quella cazzata lì che dovevo prendere la pistola d'acqua era? No. Come funzionava? Ah, ok, sì. Pistola d'acqua, sì. No, no, Ox! Ah, me lo sono inculato. No, ce l'ha lui sempre. Niente. Cavallo, andiamo. Impossibile. Come al solito. Dov'è? È lì su. Vaffanculo. Parap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 
Uno. Sono ultimo. Però ne ho uno. Qui c'era una cosa che non avevo aperto. Condimento per insalata. Fighissimo. Valo si è stancato, vado a piedi. Due. Ma io non glieli posso inculare, però non ha senso sta cosa. Sempre qua, respawn, eh? Ok, devo sparare solo un paio di volte a puli e abbiamo risolto. Aia, mi han colpito! Bastarda Lucy, te! Entra. Grazie a Zar e a Disumano. Ah, sì, mi ricordo. 4. Ce n'è uno qui. Inculatevi, sono primo. Mio. Aha, e anche quello voglio. Ciao uomo misterioso. Cavallo di merda. Ok, distacco, il distacco. Togliti. Ti pareva. E ti pare. Fanculo Ox. Dov'è? Scusami. Ah. La difficoltà. Erca vacca, oro sangue, vaffanculo. Aia. E dai. Stannatissimo. Lì. Non ci pensare. Russo di merda. Eccolo, eccolo, eccolo. Mio. Dai che arrivo primo. Una specie di Pac-Man questo minigame. Insomma, più o meno.
qua, qua dove, scusami? Di sopra, fanculo. Ma certo. Perché? Dai. Vabbè. Continua a venire strana. Vaffanculo, dai. Niente, adesso o escono nuovi. Sono tutti lì. Per mia pari merito, tutti. Dai, vai in inculato. Bestia, dove sono adesso quelli lì? Ma che inculata, dai. Così all'ultimo. Tutta colpa di questi qui. Che sfiga, vaffanculo. Che tristezza. Io me ne impegnavo. Purtroppo è così. Purtroppo è così. No, aspetta, devo fare questo. Che dobbiamo fare, ragazzi? Me l'hanno messo in quel posto all'ultimissimo, sì. Caldaia. Ecco, una lasta d'alluminio. Questo lo posso fare? Sì. In produzione però un'altra lasta di alluminio, ok, perfetto. Ah, è vero che le devo consegnare ste cazzate. Sì, però adesso il mio cavallo. Dove cazzo è il mio cavallo adesso? È morto? Sarà buggato da qualche parte, non c'è più. Ah, è vero che dobbiamo andare a fare le lanternine. Aspetta che prima scambio questi. No, aspetta. Ah, ne ho solo 5. Devo prendere una lanterna. Prendo questa qui fantasmosa. Bestia, che grossa. Qui era, no? Ho visto, Botamori. Ho visto. Però non ci possiamo abbrasare tutte quelle ore. Mi toccherà comprarlo su Xbox. Però veramente una merdata questa. È veramente una merdata. Anch'io ce l'ho, anch'io. Sì. Tutti, tutti più due. Boh, ciao, basta questa cazzata. Cos'è? Ah, una grigliata. Mamma mia! Che ora è? Manca 20 minuti, ok. Su che console si potrà prima? Tutte! Tutte, tranne il PC. Non posso chiedere rimborso perché l'ho preso da Instant Gaming, però... Comunque, scusami, ma che merda è? Motore ad acqua, ok... Cazzo, perché non ho raccolto la lastra? Che non è così che si fa, ma così. Ah, cazzo. Ho lasciato neanche una gabbia. Si sta facendo tardi, sì. Adesso andiamo a letto. Perché, scusami? Lastra di alluminio, non ne ho appena raccolta una? Aspettare un attimo, devo aspettare. Perché adesso mi sviene, meglio andare a letto. Rilascio posticipato su PC è veramente da merda. Me lo giocherò a sto punto su Xbox. Sì, vado a piazzare la trappola adesso. Raccolgo quello che devo raccogliere e poi facciamo. Buongiorno Emily. No, sono abbastanza infastidito. Io ero abbastanza tranquillo.
ho detto, ma sì, dai, ma vuoi mica che... Cioè, esce ovunque, addirittura sulla Play esce il giorno prima. No, queste cose qui mi infastidiscono abbastanza. Dov'è che si mette la trappola? Lì. Ma perché dovevi prenderlo per Play 4? Scusami. Sulla console che più mi fa cagare devo prenderlo poi. Dove la piazzo la trappola? Scusa, qua? Non ho capito. Così io dopo cerchi di parlare con Arlo quando hai finito. Ah, perché ci sarà Arlo qui dentro. Non voglio pagare, figa. Ma che esca lui. No. A meno che non sia di sopra. Che è, è domenica. Abbiamo saltato il mio gioco del sabato. Vaffanculo. Eh no, Arlo non è qui. Vabbè. Oh, uscirà. Sono incastrato duro. Ma anche su Xbox si potrà scaricare, Jules. Non credo che non ci sia il pre-download, ci sia solamente sulla Play. Mi sembra veramente scemo. E contattare Activision. Ma chi mi caga, ragazzi? Qua mi sembrerebbe, sì, ok. Io volevo giocare su PC, lo volevo giocare, non su console. Altrimenti accettavo appunto la versione Play 4 e ci giocavo già da oggi. Che stronzata. Vabbè. Non trovo. Ah, il cazzone. Ok. Eccolo qui. Ah, basta, erano due quelli. Ah. Sarà da pacciare ingiocabile per un paio d'ore. È molto possibile anche quello. Chi è che non ha le mani giuste, scusa? Come gli fa cagare la Play? Ragazzi, io ho delle mani normali da essere vivente, ok? Non... Dove devo andare a poggiarle, secondo me? Qua? Il pad della Play penso che sia una delle cose più merdose che io abbia mai preso in mano in vita mia, ok? Non riesco a giocarci. È scomodissimo. Scomodissimo. Quindi no, non... Se posso scegliere... Visto che comunque ho la One X, la console più potente da 7 teraflops, che cazzo che è? Special Giant Seed. Cazzo è lo Special Giant Seed? Mi si toccano i pollici quando gioco alla Play. E infatti odio anche, sempre per lo stesso motivo, non Steam. Chi è che l'ha fatto? Porca miseria. Google, per la loro console... Anche quella con gli analogici paralleli. Ma perché? Perché, porca vacca, gli analogici paralleli del mio culo? No, no, anche quello della P4 è uguale a quello della P3. Cosa cambia? I grilletti cambiano. Ok. E adesso c'ho la mia bella motosega. Andiamo a provarla. Quarto d'ora. Ok. Ok. Scendi. Vediamo. Non so se lo sto facendo prima.
Non capisco. Sì, sembrerebbe di sì. Sì. Giocare su console o giocare su PC? A parte la grafica, cosa cambia? È che, cioè, se l'ho su PC non devo stare lì ad accendere ogni volta la console. È semplicemente comodità. E anche la fluidità. Su console è a 60 frame. No, a livello di joystick, io... cioè, per me quello dell'Xbox è perfetto. Dai, raccoglimi la merda. Vado da Arlo. Arlo non lo trovavo. Adesso vediamo se... No, che ho sbagliato. Ostia, ok. Guardo anche questo. Su Stadia è 8K 180 frame. Perché manca di darlo. Il frame rate è sbloccato su Play 4 Pro, uscirà tra i 40 e i 60. Su One X non c'è scritto. Perfetto. Aspetta! Stanno facendo niente di male. E certo. Oh, Dio mio. Normale cittadini di sto cazzo, va bene? Va bene. Secondo me ci vuole tirare un'inculata. No, non mi voglio unire. Posso decidere di no? Mission start. Marlo è sempre in posti del cazzo, scusami. No, aspetta, qui sotto. Dove cazzo è? Arlo! Scusa Merlina. Non dimentichi. Ah, il guanto magico. Il Power Glove. Va bene. Porta carne all'appuntamento. Dovrei averne di carne. Boh, vabbè. Quanto manca? 10 minuti. Io porterei la carne all'appuntamento più che fare la cosa del ladro. Che mi sembra una cosa più rapida da fare, scusatemi. Ok. Ok, 22 di carne, eccola qua. Devo andare a cena con Ginger, scusa? Io? Dov'è l'appuntamento della carne? Dov'è? No, il sindaco doveva tornare a casa a mangiare con sua figlia, non io. Non ho capito. Cioè, non mi segna la quest qui. Era per far prima. Ho capito, allora... Toh, vai di là. Prima o poi lo troveremo. Era in alto a destra sulla mappa. Si vedeva l'appuntamento dov'era? Cazzo, non l'ho visto mica. Arca vacca, eccolo lì. Scemo io, scusatemi. Mi aspettavo di trovare il pallino della quest, non la zona. Che poi la zona, ricordiamo, è sempre inutile. Basta arrivare. Vabbè. Tutti cucinano dentro casa, certo.
Sono di classe, perché... eccolo là. Cerca vacca. Della papaya bambù. Sta andando a fuoco tutto. Ok. E questa era la quest. Che disgrazia. Gli abbiamo bruciato casa. Si sono tenuti la carne come risarcimento, ha detto. Cioè, a me va bene, per carità, ma sono dispiaciutissimo. Vabbè. Sì, sì, la carne se la sono tenute loro. Ma, che dramma. Allora, fammi depositare intanto così. Poi deposito questo, questo che non mi serve. Le pigne servono? Boh. Io sono incuriosito per la... quell'oggetto lì che ho... No, aspetta, sbaglio sempre. Per questa cosa qua. La chiesa sarà chiusa a quest'ora? Che compro magari una nuova... nuova cosa lì. Nuova fioriera. Quindi viene fuori un cazzo, ti immagini? Lo coltivi, gli dai il concime tutto, e viene fuori un fiore cazzo. Guardate. Però la chiesa chiude così presto. E la messa di mezzanotte? Voglio dire. Mancano 6 minuti, bene. Concimiamo le nostre belle cosine. Scusami. Non c'è più niente qui. Ah no, è che l'ho ripiantati da zero. Non mi ricordavo mica. Ah, mancano 2 giorni all'albero cristalliere e 4 giorni all'albero zera ora. E questo invece 9 giorni. Lo so che si fa a Natale a messa in mezzanotte. Era una games. Allora, qui come si è messi? Mi consigliate di aggiungere altra roba? Il tessuto, ma servirebbe, ma non so. Non puoi creare la cosa, Franzo. Ah, la cosa lì, ho capito. Non credo. Un altro miscelatore potrebbe essere utile effettivamente, un altro miscelatore. Due lame. Ma le stanno producendo? Ok. La posso creare la fioriera, dite? Ok, adesso vediamo. Aspetta, forse la posso addirittura fare direttamente da qui. Blocca sabbia. Di qui non c'è. Di qui non ce l'ho. Col banco da lavoro magari. Ma no, mi sembra strano. Non posso. Vediamo se ce l'ho qui, ma non credo. Qua? Cornice, no. Fioriera piccola. E vedi, non posso farla quella grande, posso far solo una piccolina.
No. Dai, che ansia. Bello che posso vedere fino a qui, ma non serve un cazzo. Crea ascensori sonici, mongolfiere a forza automatica. Quanto sarà difficile una fioriera grande? La fioriera piccola mi viene da Dio, è quella grande che è un casino. Grazie a Deidan per i suoi 11 mesi. Sono già quasi le 11, ragazzi, sì. Purtroppo a mente sì. Ah, sì, mi ricordo. Che dobbiamo fare? Mancano 2 minuti. Ok, uno. Come uno. Perché? Che poi, scusami, non si fa in un secondo con questo? Ah no, perché devo produrre tutte quante quelle cose lì che non possiedo. Giusto. Giusto. Minchia, Fabius. Così? Mi dispiace. C'è una macchina tessile più evoluta? Come si fa? Ma la posso fare? Vabbè, comunque devo fare... Devo chiudere. Le tue lavorazioni quanto pneumatici? Dai, che tristezza. Mi dispiace un sacco. Buono, ci siamo, belli, io... chiudo qui, aspetta, esperienza ottenuta 40, ma dato, grazie per aver vissuto un altro giorno. Oh, domani 12 ore, domani mattina 12 ore, noi ci vediamo stasera. Va bene, Cold. Noi ci vediamo stasera con non so che cosa, ma la cosa è certa è che domani 12 ore di qualcosa lo facciamo. Il problema è che non si sa se sarà Sekiro o meno. Noi radiamo i termosifoni e gli diciamo... Sekiro merda. Va bene? Grazie a tutti per donazioni, super e sub. Spero vi siate divertiti in questo viaggio a Porzia. Noi ci vediamo codesta sera. Buona giornata a tutti. Ciao.